14 luglio a Deauville, 1933, olio su tela, Mosca, Museo Pushkin. Defi, Frisette e Braque sono riuniti nella cosiddetta scuola di Le Havre. I primi due sono nati nella località della Normandia. Il terzo vi è giunto all'età di 8 anni. Tutti e tre hanno studiato nella locale scuola di Belle Arti e hanno esordito imitando gli impressionisti per poi convertirsi alla pittura fauve. Il loro favismo è moderato. Non amano i toni troppo accesi né i contrasti eccessivi, ma preferiscono un'armonia più delicata. Questa tela si caratterizza per la vivace ispirazione, i colori freschi, la rapidità e sicurezza del disegno. Le superfici colorate sembrano brillare grazie alle pennellate brevi, vivacizzate dalle bandierine colorate che diventeranno la firma delle sue fortunate marine. Un altro tema legato a Deauville è la altrettanto celebre serie dedicata alle corse ippiche. Il suo modello è Degas, ma l'impostazione spaziale e cromatica è la sintesi tra Cézanne e le opere fauve di Matisse. Vi ricordiamo di visitare il nostro sito www.ilcappellodiirma.it.